capita a Sordevolo, un paese di 1250 abitanti della provincia di Biella, al fondo di una valle cieca al confine con la Val d'Aosta, deve proprio aver voluto venirci, perché di qui non si prosegue per nessun'altra destinazione. Il toponimo suggerisce una doppia etimologia. Deriverebbe infatti dal latino surtabulus surgibulum, sorgente, o da superelvum, sopra l'elvo, il torrente che dà il nome alla valle. Il paese è un paese che ha un passato ricchissimo. E la vera ricchezza del paese, in realtà, è l'acqua. Una valle che si trova esposta a sud, aperta e ricchissima d'acqua. Queste caratteristiche fanno sì che i prati consentano 3 tagli d'erba all'anno e perciò un florido allevamento di ovini e bovini. Non li portate? Le portiamole all'Alta Salvina. Inoltre, in passato, la presenza d'acqua ha richiamato l'installazione di telai per l'industria tessile, che in valle è stata fiorentissima, con fabbriche manchesteriane che nel periodo d'oro arrivarono a 17. Il paese era ricchissimo, lo testimoniano le 7 chiese e le 3 confraternite. L'acqua permette in tutte e 2 le evoluzioni industriali, la prima e la seconda, permette nella prima di avere molto materiale, materia prima, e quindi produrre sulla materia prima, nella seconda permette di avere l'acqua per far funzionare le fabbriche. La sola canalizzazione dell'acqua dell'Elvo, captato a 900 metri, e arrivando sul punto più basso qua del paese a quasi 400 metri, in questa caduta 17 fabbriche di seguito, per capirci, 5.000 persone che ci abitavano. Il terreno è acido, ideale per la crescita dei rododendri, di cui esiste una vasta coltivazione, insieme a una collezione di piante esotiche, nel vicino comune di Pollone, nel Parco della Pulcina, sviluppato a metà dell'Ottocento dall'industriale laniero Felice Piacenza. A sud di Sordevolo, il santuario di Graglia, con l'ostello dei pellegrini e la Madonna Nera nella cappella a lei dedicata. A nord, la trappa sviluppata da Gregorio Ambrosetti, con il segreto intento di farne un convento, cosa che brevemente fu quando vi si rifugiarono i monaci trappisti fuggiti dalla Francia nel periodo della Rivoluzione. Ad essi, ancora oggi, l'edificio deve il suo nome. Allora, siamo arrivati al punto in cui, appunto, Gregorio Ambrosetti viene convocato, gli viene contestato questo enorme abuso edilizio, e per ottenere quello che oggi chiameremmo condono, cosa fa? Dice, beh, assolutamente non è un convento, non è vero, non ho nessuna intenzione di realizzare il convento. Sapeva benissimo dell'opposizione del comune alla parrocchia che, come poi succede dopo anche con i trappisti, non vogliono l'insediamento di un ordine religioso, non importa quale. Prima impediscono l'arrivo dei camaldolesi al Colle di San Grato, poi ci sono i passionisti, no? Se dice questo documento, che devono arrivare. Non si vuole questo insediamento perché un monastero, un ordine monastico, una comunità di monaci con una regola autonoma, è un terzo potere che si aggiunge a quello del comune e a quello della parrocchia. Proseguendo verso il settentrione si incontra il santuario di Europa e il Monte Tovo che lo sovrasta. Ci si domanda come mai la comunità di un piccolo borgo isolato del Piemonte investa 1 milione di euro per produrre un'opera di teatro popolare con un testo del 400,
in rima, che trae origine dalle laudi umbre, già messo in scena a Roma nel 1500 nel Colosseo. Questo testo venne inizialmente usato dalla Società Operaia della Valle per migliorare la capacità di lettura degli operai. Per imparare a leggere recitiamo, no? Quindi recitiamo, e quindi un testo, okay, interessantissimo da questo punto di vista, che sappiamo già come va a finire. E questa è la cosa interessante. Quindi non devono, e abbiamo siamo con un livello culturale molto basso, quindi queste persone devono sapere come inizia e come finisce. E nella recitazione ho l'opportunità di esercitarmi nella lettura. E questo qualifica. Da qui all'idea di farne una rappresentazione teatrale, il passo è breve. Dal 1816 la passione di Sordevolo diventa un'iniziativa strutturata, una tradizione passata di padre in figlio, con cadenza decennale prima, quinquennale dal 1970 in poi, che richiama spettatori da tutta la provincia e poi dalla regione. Con la partecipazione di tutta la comunità, sempre su base volontaria, i proventi vengono devoluti all'assistenza della popolazione indigente. Una tradizione di teatro popolare fatta dagli abitanti di Sordevolo, tutti volontari, quindi nessuno assolutamente è pagato. Noi diciamo sempre che gli unici pagati sono i cavalli, perché noi paghiamo il cavallo, ma non le persone che guidano i nostri cavalli, se no tutti gli altri, dai volontari agli attori, al regista, sono tutti volontari e tutti sordevolesi, anche se negli ultimi anni ovviamente ci siamo un attimino aperti anche ai paesi vicini e ci sono comunque biellesi, diciamo, che partecipano comunque alla nostra passione, quindi non siamo proprio tutti sordevolesi autoctoni, diciamo. La coesione del tessuto sociale di Sordevolo si esprime infine ancora nel Museo della Passione. Abbiamo cercato, ecco, di far emergere un aspetto in questo museo, che è l'aspetto più importante, cioè quello che la passione è fatta da persone. Quindi quello che noi vogliamo trasmettere è che noi la passione, non essendo nessuno di noi professionista, ma essendo tutti dei volontari che ci cimentiamo in questa impresa immensa ma bellissima, siamo tutti persone e quindi è il cuore che noi portiamo e che abbiamo sempre portato in 200 anni. E quindi questo museo si è incentrato proprio sulle persone, perché le persone fanno la passione e la bellezza della passione è proprio la coralità di tutte le persone che insieme, indipendentemente dall'età, dal ruolo che ricoprono nella società, bambini, anziani, eccetera, si prestano ogni 5 anni a rappresentare questo evento bellissimo nel nostro anfiteatro. Nell'archivio Vercellone, contenenti i campionari dell'industria laniera che ha fatto storia nel tessile. Sì, anche perché abbiamo un lascito molto importante. E l'archivio storico della famiglia Vercellone era l'archivio di tutto quello che erano i campionari della famiglia Vercellone, perché hanno fatto storia nel tessile. Quindi dal 1800 in avanti questa grande industria tessile biellese ci ha permesso di far conoscere anche Sordevolo. Abbiamo fatto questa ristrutturazione perché un archivio così completo non ce n'è. Mentre fervono i preparativi e si portano gli ultimi ritocchi alla scenografia, gli attori provano sul palco i ruoli che, in alcuni casi, si sono tramandati da padre in figlio e nipote in seno alla stessa famiglia. Quindi, da una parte andiamo verso l'Orto degli Ulivi, dall'altra parte andiamo verso la città alta di Gerusalemme. Quindi noi abbiamo immaginato di avere l'Orto degli Ulivi e tutta la strada che va fino al Calvario praticamente rappresenta la strada che da Gerusalemme va verso Betania.